Bene ragazzi, bentornati a tutti ragazzi e ragazze, amici e amiche. Mamma quante domande già si vedono scorrendo. Allora, cominciamo subito a rispondere. Buonasera Don, per quale motivo nessun papa ha ancora promulgato il dono della redenzione di Maria? Cosa è che lo osteggia? Allora, sarei tentato di rispondere come risposero, senza ovviamente mancare di riguardo e di rispetto, come rispose Gesù agli apostoli che quando ascendeva al cielo gli chiesero: è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Vi ricordate cosa rispose Gesù? Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. E la verità, diciamo così, la dottrina della corredenzione mariana è, come dire, un punto controverso nella mariologia. Quindi ci sono i suoi assertori e ci sono i suoi oppositori. Quando diventerà dogma? Quando Dio vuole. Cioè Dio già lo sa se diventerà dogma e quando diventerà dogma e chi dovrà essere a promulgare questo dogma, così come nel 1400. Sapeva che prima che sarebbe stata proclamata l'Immacolata Concezione doveva sorgere un canuto pontefice, Giuseppe, come si chiamava, Maria Mastalli Ferretti, non mi ricordo, ecco, comunque, da Papa Pio IX, che avrebbe promulgato nel 1854 l'Immacolata Concezione. Quindi non bisogna assolutamente mai, come dire, perdere nella fiducia, nella serenità e nella pace. Evidentemente, fino a quando quel dogma non sarà promulgato, io auspico, non solo auspico e spero, ma credo che questo avverrà. Quindi non so quando, ma credo che avverrà. Però, evidentemente, fino a quando questo non avverrà, posizioni differenti e divergenti hanno diritto di cittadinanza, possono essere legittimamente espresse e altrettanto legittimamente, evidentemente, confutate. Quindi è un argomento per ora dottrinalmente aperto. È chiaro che una delle due posizioni è sbagliata e il tempo dirà quale di queste due è sbagliata. Non bisogna preoccuparsi troppo prima del tempo. Titti Bruni dice: mi fa riflesso la faccia mia, quando il Signore dice che è stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, cosa intende esattamente? Che è una strada che dobbiamo percorrere da soli, ognuno alla sua. Ma, allora, figlia cara, Titti presumo che sia una femminuccia, quindi posso dire figlia cara. Il discorso è molto semplice, che stretta la porta e angusta la via indica la difficoltà soggettiva che noi incontriamo adesso per camminare sulla via della vita, che è la via dell'obbedienza a Dio, ai suoi comandamenti e alla sua volontà. È una difficoltà soggettiva, perché di per sé la via di Dio è una via stupenda, bellissima. Il problema è che adesso, nella condizione in cui ci troviamo, quindi schiavi di tanti peccati, di tanti vizi, di tante passioni, di tante miserie, ciò che è virtù per noi è faticoso, quindi è sofferenza, è croce, passa per delle rinunce, passa per delle tribolazioni. Passa per quello che Gesù dice nel Vangelo, rinnegare se stessi, prendere la croce ogni giorno, eccetera, eccetera, e questa è attività laboriosa. Allora, che succede? Che molti, siccome non sono in grado di guardare più lontano, quindi si spaventano per le difficoltà, per le angustie legate all'istante presente, e lasciano il cammino. Ecco perché non molti sono quelli che intraprendono fino in fondo il cammino della santità, rispetto alla maggioranza che purtroppo desiste o al limite nemmeno ci prova, insomma, no? Allora, Gianma Laurenti, i vescovi potrebbero resistentemente decidere di rinviare la celebrazione del 4 maggio in contrasto con l'ultimo DPCM di Conte e consente solo la esegue? Grazie. Allora, il discorso è molto semplice, nel senso che cioè, molto semplice, è un discorso articolato e complesso. Il discorso, i vescovi hanno giustamentissimamente, io approvo evidentemente al 100% tutte le rimostranze che hanno
fatto in conseguenza della mancata considerazione nel cosiddetto decreto della fase 2 di riaprire le celebrazioni. Il problema è questo qui, che il governo non può dettare leggi alla Chiesa, non può. E questo è quello che gli ha risposto la Conferenza Episcopale Italiana. Il governo può dettare leggi in questo senso, dire per una celebrazione pubblica queste sono le norme da osservare, punto. Queste sono le norme sanitarie di sicurezza da osservare, io te le chiedo in quanto cittadino italiano. Ma circa l'opportunità di aprire, chiudere, fare o non fare, questa è una cosa, cioè, che la Conferenza Episcopale Italiana nella fase, diciamo, acuta della pandemia ha scelto una linea, come dire, di conciliazione, di collaborazione, di andare incontro a tante cose, no? Sembra che poi va a succedere che ti dai il dito e ti prendi il braccio, cioè questa linea, come dire, di collaborazione che si è avuta nella fase acuta, e anche lì c'erano state delle cose, insomma, perché non può decidere il governo che si chiudono le celebrazioni. Solo, vabbè, c'era questo momento urgente, bisogna anche mettersi dalla parte, come dire, dell'episcopato, che fai la guerra contro il governo, cioè crea una tensione. C'è comunque una situazione di questo genere, veramente straordinaria, cioè, vabbè, l'urgenza, tolleriamo anche una cosa di questo genere, ci mettiamo in spirito di cooperazione e collaboriamo. È chiaro che questa cosa non può andare avanti a tempo indeterminato, cioè c'era già un'anomalia in radice, e per cui se questa cosa perdura è sacrosantissimo che i vescovi reagiscano. E poi noi non possiamo, entrare nel merito di questa questione, perché la questione del merito, quindi di eventuali atti di forza, è una valutazione che spetta a loro, d'accordo? E non possiamo certamente farlo noi, né dirlo noi. Certamente era doveroso esprimere una, come dire, disappunto fermo e motivato, ma proprio in tema di legittimità, come è stato fatto, circa l'operato del governo. Non si può né restringere la libertà di culto, ma né comprimere, come dire, il sacrosanto potere, diritto e dovere che hanno i pastori di regolare la vita dei fedeli. Questo lo fanno loro. L'unica cosa che si può ricevere dall'esterno è indicazioni, per carità, comportamentali per la prevenzione di contagi e di dilagare certamente di pandemia, e al tempo stesso i pastori daranno garanzia che queste norme siano osservate, perché certamente i cristiani, oltre che cristiani, sono anche cittadini. Su questo non c'è nessun problema. Buonasera padre, dice Inquisitore, perché Abelardo, quando parla delle intenzioni del cuore nelle azioni, definisce Dio colui che esclude il cuore dei reni, che funziona teologica nei reni? Attenzione innanzitutto a Abelardo, perché Abelardo, insomma, era un genio, ma è un genio che è andato parecchio fuori, insomma, del seminato. Ecco, io sono colui che esclude il cuore e le reni, non è espressione di Abelardo, ma è espressione biblica. D'accordo. E le reni nella Sacra Scrittura, il cuore è il centro dell'individuo, è la sede dei pensieri profondi e della volontà, mentre i reni nella Sacra Scrittura sono la sede degli affetti. Quindi, ma non è terminologia di Abelardo, è terminologia biblica. Attenzione a questo pensatore, insomma, perché era un genio molto intelligente, ma è ampiamente uscito fuori del buon seminato. Ok. Titti Bruni desidera un'amicizia santa, è un desiderio disordinato. Assolutamente no. Nei libri della Sapienza dicono che il desiderio di un'amicizia santa è un ottimo desiderio. Trovare dice che era un amico santo lo troverà chi teme il Signore. È una delle grazie più grandi che il Signore possa dare. Allora, mi raccomando, sì. Giamma Laurenti, leggendo in questi giorni il Vangelo di Marco, ho notato che al capitolo 15 verso 25 si afferma che erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, ma non è stato crocifisso alle 12, grazie. Allora, i romani, Gian Maria, cioè, non avevano l'orologio come il nostro, non sono le 9 o le 12,
I romani dicevano ora terza, ora sesta e ora nona. L'ora terza andava dalle 9 a mezzogiorno, l'ora sesta andava dalle 12 alle 15. Quindi Gesù alla Via Crucis è cominciata intorno alle 10, alle 10 e mezza circa, ed è stato crocifisso all'intorno in circa verso mezzogiorno. Quindi ci sono questi archi temporali che sono previsti dal modo con cui i romani contavano le ore. Allora, buonasera padre, si può non celebrare la veglia pasquale non sostituire il cielo lasciando quello vecchio? Allora, questa domanda bisognerebbe capire, appare una domanda un pochino come se uno avesse visto un sacerdote che non ha fatto una cosa di questo genere, vuole una risposta a questa domanda per andare a sbattergliela in faccia, insomma, no? Quindi, allora, in questo tempo siamo stati in circostanze in tempo del tutto disordinato, quindi quando c'è una cosa di questo genere, la cosa ideale non è rivolgere queste domande a terze persone, ma parlare con il diretto interessato e vedere, verificare che cosa è successo, verificare cosa è successo, se ne ha parlato con il vescovo, le circostanze che ci stanno, eccetera, eccetera, no? Quindi non andare a, come dire, cercare come potrebbe essere, insomma, questo che preferisco non rispondere. Io non voglio, non ho come stile mai quello di andare a mettere in difficoltà qualche confratello, oppure neanche di dare l'impressione di voler giudicare il suo operato. Se è successo questo, ci stanno delle motivazioni, per cui bisogna parlare con il diretto interessato per eventualmente, se possibile, conoscere. Può darsi anche che siano motivazioni che non si possono riferire, quindi non possono essere conosciute. Marina.neri. Buonasera padre, la conversione vera e sincera è una grazia di Dio, è una grande grazia di Dio, non solo una grande grazia di Dio, a cui la creatura evidentemente coopera accogliendo e assecondando la grazia della conversione. Buonasera, come mai nelle domeniche di Settuagesima, di Sessagesima, di Quinquagesima si è cantato in gloria nonostante fosse già tempo di Quaresima? Paolo Belleggia, cioè le domeniche di Sestuagesima, di Sessagesima e di Quinquagesima c'erano nel Vetus Sordo, ma nel Novus Ordo non ci sono più. Quindi nel Novus Ordo comincia direttamente la Quaresima, il mercoledì delle ceneri, e quindi il Gloria si dice fino alla domenica precedente il mercoledì delle ceneri. Cioè il Vetus Sordo sopravvive nella forma straordinaria di celebrazione del rito romano, ma solo nella forma di celebrazione straordinaria del rito romano, non in quella ordinaria. Quindi non c'è niente di cui stupirsi. Allora, Bricca 970, buonasera padre, che cos'è il velo del Tempio di cui è scritto nel Vangelo di Matteo la morte di Gesù? Il velo del Tempio era, bisogna andare a leggere i libri dell'Esodo e del Levitico, quindi quando Dio diede le istruzioni a Mosè di come costruire la sua dimora, che poi sono state traslate nella costruzione dei templi, dei tre templi, perché c'è il tempio di Salomone che hanno distrutto dai babilonesi, il tempio rifondato nel 515 e poi il terzo tempio, che fu il tempio di Erode. C'era nell'ala più interna del tempio, quindi c'era un'ala soltanto riservata ai sacerdoti, che era il cosiddetto santo. Dentro quest'ala già interna del tempio c'era il santo dei santi, che era separato appunto da un velo. Lì soltanto il sommo sacerdote poteva entrare una volta solo all'anno per un rito ben specifico. Quindi il velo del tempio che si è squarciato è quel velo, quindi il velo che separava il cosiddetto santo dal santo dei santi. Chiaramente saluto tutti, salto i vari messaggi di buonasera da parte di singoli o di famiglie, ricambio di cuore. Spagnuolo Alberto, caro Don Leonardo, quando una persona, quando una passione, io la moto, i viaggi e la tecnologia, sfociano nel vizio e quindi diventano peccati. E questa è una cosa che, vabbè, non una, come dire, una risposta
secca a questo non si può dare, bisogna valutare un insieme di fattori e di circostanze. Le cose che sono accessorie nella vita, purché non siano in se stesse peccato, sono lecite, d'accordo? Certo, una moto, che ne so, una moto che costa 30.000 euro, e quindi una moto di super lusso, quindi per un cristiano, diciamo così, il super lusso è una cosa lecita. Io ho qualche piccolo dubbio, ecco, detto proprio in privato, no? E la stessa cosa, insomma, cioè tutto deve essere sempre proporzionato e al tempo che uno impiega, alle energie che queste cose prendono, ai soldi che ci si spendono, e questo le rende sempre, diciamo così, critiche. Non devono mai essere occasioni di venir meno ai propri doveri. Cioè, uno si può dedicare a questi hobby o passioni nel tempo che avanza, dopo l'adempimento dei doveri verso Dio, verso il prossimo, verso la famiglia, verso... D'accordo? Quindi ci sono questa insieme di fattori da calcolare. Poi, ripeto, altro è illecito, altro è il virtuoso, perché una cosa può essere lecita, ma un figlio di Dio vuol dire: io rinuncio a questa cosa lecita o la limito allo stato indispensabile, perché preferisco impiegare il tempo, i soldi, le energie su cose migliori. Ecco, certamente l'ambito del lecito bisogna stabilirlo. L'ambito del lecito, ripeto, quando non si vada contro l'adempimento fondamentale dei doveri verso se stessi e verso il prossimo, e non si abbia, come dire, un consumo, ecco, di tempo, di soldi e di energia spropositato. Ecco, perché... questi mi sembrano essere, insomma, i parametri a cui attenersi. Chiara Leonilde: in alcune presunte apparizioni dell'Arcangelo Michele a Lourdes di Maria si parla della massoneria che regna anche nella Chiesa. Non capisco cosa sia, lei ne sa qualcosa. Allora, le apparizioni, io non amo molto entrare nel merito perché di questa roba in giro ce ne sono una montagna di cose, e su queste cose occorre fare un attento discernimento, e il discernimento devono farlo i vescovi delle diocesi in cui questi fenomeni accadono, e quando qualcuna di queste persone viene alla luce, il vescovo deve contattarla e deve metterci qualche persona vicino che possa fare un primo screening su queste cose. Già se la persona non accetta di sottoporsi al giudizio della Chiesa e di farsi aiutare, già questo è un brutto segno. E questa cosa della massoneria, che in qualche modo è in qualche modo, tra virgolette, entrata in alcuni ambienti di Chiesa, è notizia che circola da 40-50 anni e da varie fonti, d'accordo? È una di quelle notizie di cui, cioè, soltanto il nostro Signore Gesù Cristo potrebbe saperlo con certezza, quindi noi non sappiamo queste cose. Ecco, possiamo e dobbiamo molto pregare, perché non potendo non avere la certezza e non potendo comunque farci granché, d'accordo? Non è che abbiamo molto di... cioè, la nostra grande arma è sempre la preghiera, e per chi ha un pochino più di amore, un pochino più di zelo, la penitenza e la mortificazione. E punto. Nella certezza che il diavolo ha sempre agito in questo modo, nel senso che cerca di introdurre i suoi infiltrati, l'ha fatto anche nel gruppo apostolico, insomma, quindi a me non stupirebbe affatto che avesse alcuni infiltrati. Ecco, soltanto che non possiamo sapere esattamente chi siano né cosa combinano, insomma, dobbiamo fermarne l'opera attraverso i mezzi leciti, i mezzi migliori. Non per niente la Madonna, dovunque si muove, raccomanda sempre delle cose che tutti possono fare, cioè la preghiera e la penitenza, la preghiera e la penitenza, la preghiera e la penitenza. Chi fa questo sbaglia mai.
quindi fa una grande opera di contrasto all'azione del diavolo. Evidentemente, insieme a questo, è assai importante la testimonianza di una vita santa, e per quanto possibile a noi, ciascuno nel proprio compito, nel proprio stato, secondo le proprie possibilità, diventare costruttori e diffusori di bene con la B maiuscola a tutti i livelli. Ecco, più di questo non è possibile, diciamo così, ordinariamente fare, né angustiarsi dietro queste questioni, insomma. E c'è una bellissima preghiera di San Massimiliano Maria Colbe. Pensate che San Massimiliano Maria Colbe, quindi, che è morto sotto i nazisti, non mi ricordo se nel 41 o nel 42, già allora affermava che bisognava combattere a tutti i livelli l'opera della massoneria, perché avrebbe fatto un grandissimo male alla umanità e alla Chiesa. Quindi stiamo a quasi 100 anni fa, quindi la massoneria risale nella sua, diciamo così, costituzione intorno alla seconda metà del 1800, insomma, no? È evidente, insomma, che se sono anche i siti web, insomma, in Italia esistono dei circoli massonici con tanto di sito web. È evidente che si tratta di ambiente condannato dalla Chiesa, cioè io non sono un canonista, ma un tempo c'era la scomunica per gli aderenti alla massoneria. Per quanto ne so, questa cosa è ancora in auge, nel senso che non c'è compatibilità tra vita cristiana e appartenenza alla massoneria. Non mi stupirebbe, insomma, che il diavolo abbia cercato di mettere di qualche suo infiltrato, ma tanto, come sappiamo, il diavolo fa un po' di guai, ma i suoi disegni vanno sempre in fumo, purché, ecco, rimaniamo stretti a colei che sempre gli ha schiacciato la testa e sempre gliela schiaccerà, e sappiamo bene, insomma, chi è. Paolo Belleggia fa un'altra domanda e scrive: buonasera, per riottenere lo stato di grazia basta l'odore di contrizione con il proposito di confessarsi il prima possibile? E allora, ordinariamente sì, ma prima di confessarsi io suggerisco sempre di evitare di accostarsi alla Santa Comunione, perché nessuno può sapere con certezza di aver avuto dentro di sé la contrizione perfetta. Non avendo questa certezza, è sempre bene premettere la confessione sacramentale, specialmente se si tratta di peccati gravi, prima di fare la Santa Comunione. Padre, mi scusi ancora, far dire una messa per tutti i defunti del purgatorio può davvero alleviare le loro sofferenze? Cioè, evidentemente sì, le messe per le anime abbandonate del purgatorio sono oltremodo meritorie. Il 2 di novembre tutti i sacerdoti della Chiesa Cattolica e una messa devono applicarla esattamente per questa intenzione. Quindi allievo di molte sofferenze ed è opera di grande carità. Ioro 9865 chiede: buonasera Don Leonardo, la devozione del primo venerdì e sabato del mese è valida lo stesso spiritualmente? Forse è bene che chiarisca un pochettino questa domanda. Insomma, ho detto tante volte che il termine valido è un termine giuridico canonico, insomma, quindi che non è, come dire, da adoperare per queste fattispecie, no? Perché queste sono devozioni, certamente entrambe, la prima ancora di più, ma anche la seconda, riconosciute, approvate e raccomandate dalla Chiesa, che producono dei frutti spirituali molto, molto grandi, insomma, ma sono distinte, ma sono entrambe ottime devozioni. Joseph 1985, buonasera Donardo, ma se si sa che uno persiste in un peccato veniale, può farsi comunque la comunione? Allora, facciamo un attimo un discorso un pochino articolato. Allora, il discorso articolato è questo qui. La Chiesa insegna che, da un punto di vista strettamente canonico, ecco, ciò che impedisce di accostarsi alla Santa Comunione è il peccato mortale, d'accordo? Per cui il peccato veniale di per sé non è un impedimento ad accostarsi alla Santa Comunione. Questo però non significa
Cioè, io non amo affatto, fermo restando che la distinzione tra peccato mortale e peccato veniale deve rimanere, numero ci sono una montagna di fattispecie in cui questo confine è labile. Noi non lo possiamo stabilire con certezza. Un tempo i moralisti scrivevano fiumi di libri dicendo questo è peccato mortale, questo non è peccato mortale, questo secondo me è peccato mortale, questo secondo me non è peccato mortale, perché non è sempre facile la loro, come dire, distinzione. Per cui peccato veniale bisogna vedere qual è, uno. Secondo, il peccato veniale volontario non è compatibile con una buona vita cristiana, d'accordo? Non lo è, quindi, perché i peccati non si devono fare, perché dal peccato non viene nulla di buono. Cioè, la bugia di scusa non si deve dire per nessun motivo. E non è che uno dice, ah, siccome è peccato veniale, lo dico. Già che dice questo, perché la Chiesa certamente insegna che questo non impedisce formalmente di accostarsi alla Santa Comunione, ma insegna anche che far proliferare stoltamente i peccati veniali è già predisporsi al peccato mortale, perché la proliferazione volontaria e consentita di peccati veniali dispone al peccato mortale, e raffredda la grazia, inibisce gli effetti anche della comunione sacramentale, perché la comunione sacramentale fa crescere in noi la carità, fa crescere in noi le virtù, ma se io già le spengo, d'accordo, e le rallento facendo delle azioni che so essere contrarie alla legge di Dio, anche se ne è poco, d'accordo, diventa tutto quanto inutile. Per cui se uno capisce che una cosa a Dio non piace, che non si deve fare, è meglio non stare troppo a quisquiliare sul posso fare la comunione o non posso fare la comunione, d'accordo? Perché ripeto, il discorso comunque sia formale, giuridico e canonico, bisogna farlo perché questo rimane, d'accordo? Però va ampliato un pochino, nel senso, ma che ci sta nel tuo cuore? Tu che vuoi fare? Ci credi che il peccato è male, è morte e che Dio te lo proibisce per questo motivo? Oppure no? Perché, capite? Quindi, cioè, non si possono, io non amo molto queste cose qui, no? Ogni tanto ricevo anche via mail, d'accordo, vedo, tu dice questo, se faccio questo posso fare la comunione. Dico, adesso a volte rispondo, ci sono sempre una montagna di mail arretrate, insomma, qualche volta ne vedo alcune in sovrimpressione, no? Se una cosa capisci che non si deve fare, non la devi fare, punto e basta. Non si deve fare. E non è che già, beh, peccato veniale, sono lo stesso la comunione, allora la faccio. Non è questo un bel discorso. Allora, ragazzi, la prossima volta dobbiamo mettere un tetto di domande, perché vedo ricorrere, con tutto il rispetto, spesso le stesse, come dire, gli stessi nomi e cognomi. Non vorrei, siccome non vedo tutte quante le domande, comunque sempre non riusciamo a rispondere a tutti, non vorrei, insomma, che, ecco, magari si togliesse un pochino di spazio a qualcuno. Speriamo di no. Comunque, quali sono le differenze tra Vangeli apocrifi e quelli gnostici? Inoltre, in che modo San Tommaso d'Aquino ha ripreso le idee di Plotino? Paolo, già, non si possono fare, insomma, queste, cioè io non posso rispondere a queste domande, che ci vuole, a parte che ci vorrebbe uno studio, e che non sono in grado di farlo adesso in maniera molto 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 superficiale, ma queste sono domande che richiedono un'ora intera. Che San Tommaso d'Aquino abbia ripreso le idee di Plotino, per quanto ne conosco io, San Tommaso d'Aquino non ha ripreso neanche le idee di Platone, d'accordo? Perché San Tommaso d'Aquino è aristotelico, insomma, quindi che abbia ripreso le idee di Plotino, San Tommaso d'Aquino, questa è la prima volta che lo sento in vita mia, insomma, quindi ho quasi 50 anni e le ho studiate un pochino, no? E i Vangeli apocrifi sono quelli, tanti, insomma, che non sono stati accolti nel canone della Chiesa. Quelli gnostici sono quelli che sono stati messi in giro nei primissimi secoli da alcuni esponenti dello gnosticismo, insomma, comunque non hanno assolutamente nulla a che vedere con le scritture ispirate. Quindi questo è quello che proprio in prima battuta brevemente posso rispondere a queste domande.
Rosa, Rosa, buonasera. Tornando, si può vedere la conversione avendo la sensazione di essere tormentati dal demonio? La domanda non finisce, c'era un'altra cosa. Vabbè. Non capisco bene il senso di questa domanda, nel senso che a volte anche esperienze, diciamo così, bruttarelle di azione straordinaria del demonio concorrono alla conversione di qualcuno, perché è il motivo per cui, tra l'altro, Dio ordinariamente queste cose quindi motivo per cui permette queste cose, perché possono, diciamo così, andare a, come dire, discapito del diavolo e a gloria di Dio. Deve chiarire maggiormente la domanda per avere risposte un pochino più esauriente, gentilmente. Pax 61, padre, perché si parla poco di San Giuseppe, eppure è stato scelto da Dio per padre curativo di Gesù. Anche questo grande santo sarete in cielo in anima e corpo, grazie, Dio la benedica. Come dire, non vorrei apparire, né apparire né essere, insomma, poco modesto, ma se Pax 61 va a vedere sul mio canale YouTube o sul mio sito web, io avrò fatto una cinquantina di catechesi almeno su San Giuseppe, ai tempi in cui le facevo su Radio San Giuseppe, quindi non è del tutto vero poi che nella Chiesa si parla poco di San Giuseppe. Insomma, Papa Francesco, per esempio, che ha sempre affermato una sua personale devozione a San Giuseppe, ha introdotto il nome di San Giuseppe come obbligatorio nel canone in tutte le preghiere eucaristiche. Prima di Papa Francesco, l'introduzione del nome di San Giuseppe, la menzione obbligatoria del nome di San Giuseppe durante la messa, c'era soltanto nel canone romano, nel canone eucaristico 1, per volontà di Giovanni XXIII, che ce lo fece inserire nel Messale del 62. Quindi questo Papa ha inserito San Giuseppe come santo obbligatorio da ricordare dopo la Madonna in tutte le messe. Quindi è un fatto abbastanza grosso, un fatto abbastanza significativo, non è un fatto da nulla, perché nei canoni diversi dal numero 1, che ricorda una serie di ricorda gli apostoli, una serie di martiri della Chiesa di Roma, di martiri famosi dei primi secoli, non c'è menzione di nessun santo al di fuori della Madonna, che è l'unica che è sempre ricordata in tutte le preghiere eucaristiche. Quindi aggiungere il nome di San Giuseppe in tutte non è assolutamente cosa da poco. E ci sono congregazioni e ordini dedicati, insomma, a San Giuseppe. Ci sono rivelazioni private, insomma, anche di una certa consistenza, insomma, che parlano di San Giuseppe. Ci sono diversi, ci sono diversi fermenti, insomma, in queste cose. L'assunzione in corpo ed anima di San Giuseppe è una pia credenza legata ad alcuni ambienti della devozione giuseppina. Ci credeva anche San Giovanni XXIII. Io sono propenso a ritenerla più che possibile. E ha i suoi fondamenti, come dire, evidentemente nel fatto che San Giuseppe era il padre di Gesù, ma il fondamento, diciamo così, scritturale sono in quei morti risuscitati di cui parla il Vangelo di San Matteo dopo la morte di Gesù. Se si prende il Vangelo di San Matteo, si vedrà che alla morte di Gesù si aprono dei sepolcri e escono fuori dei morti risorti veramente. È un passaggio misterioso. C'è un filone interpretativo che poi ha dato luogo anche alla teologia giuseppina dell'Assunzione di San Giuseppe, che dice che quei risorti sono le primizie della risurrezione, che quella si tratta di una risurrezione simile a quella del Signore, cioè non sono risurrezioni come quelle di Lazzaro, quindi persone che sono ritornate alla vita e poi sono morte per altri motivi 20, 30, 40 o 50 anni dopo. Quindi non sono, come dire, risurrezioni tra virgolette, perché le risurrezioni, anche quelle che ha operato Gesù nel Vangelo, non sono vittorie sulla morte come la sua, sono momentaneo ritorno in vita, quindi richiamo dell'anima nel corpo cadavere,
certamente che riprende le funzioni vitali, ma che dopo andrà comunque incontro alla morte. Secondo alcuni interpreti, questi risorti del Venerdì Santo sono risorti veri, quindi vincitori della morte, primizie. Evidentemente, se hanno vinto la morte, non stanno più sul pianeta Terra, Nostro Signore se li ha portati in cielo. E quindi ci sarebbero in cielo qualcuno, non tanti, che già si trova in cielo non soltanto con l'anima ma anche col corpo. E tra questi certamente il numero uno sarebbe San Giuseppe. Queste, ripeto, perché sono un sacerdote evidentemente, sono tutte pie ipotesi, d'accordo, possibili, ma evidentemente possono essere presentate come possibili. Si può dire, io le ritengo verosimili, io ci credo abbastanza, però più di questo no. Ecco. Vado avanti. Questo l'abbiamo già visto. I Vangeli gnostici e apocrifi, evidentemente, c'è di meglio da leggere, gli gnostici meno ancora. Ecco, negli apocrifi ci sono alcune cose vere e altre di pura invenzione. Penso che il tempo che dedichiamo alla lettura, fare buone letture, è un ottimo modo per impiegare bene il tempo. Maria Dolorardo, in questo periodo come dicono le mie, sono pecca mortalmente, sempre nel sesto comandamento, meglio non fare troppe specificazioni, ecco, in pubblico e in queste sedi. Fa un atto di contrizione, si pente, ma poi ricade, gli vengono perdonati i peccati. Allora, i peccati non si devono fare, d'accordo? Numero uno, si possono non fare. Quindi, evidentemente, nelle zone dove non è possibile accostarsi alla confessione nemmeno con alcune precauzioni, ci si deve certamente fare degli atti di contrizione e confessarsi il prima possibile. Ecco. Ma questo poi, insomma, i problemi delle recidive nei peccati sono cose di cui bisogna poi parlare in sede confessionale e sacramentale, non in pubblico e non in queste sedi. Buonasera Don Leonardo, vorrei fare due domande. In questo periodo in cui non ci si può confessare, come si fa per fondersi nella Divina Volontà? Quando uno si vuole fondere con la Divina Volontà, figlia cara, cioè per chi aspira a fondersi con la Divina Volontà, la confessione deve essere confessione, come si dice tecnicamente, di devozione, non confessione di necessità. Ecco, perché una persona che vive nel peccato volontario c'ha ben poco da fondersi con la Divina Volontà, quindi fondersi con la Divina Volontà non è semplicemente un pio esercizio che si fa in qualche momento, no? Cioè, richiede una situazione di vita di grazia e di elevata, insomma, vita di grazia, no? Mi raccomando, le domande tecniche sulla Divina Volontà le facciamo il mercoledì sera, quando andremo in un'altra diretta Instagram. Buonasera, Donato, volevo chiedere cosa ne pensa la Chiesa per quanto riguarda la donazione degli organi. Grazie. Abbiamo già parlato diverse volte di questa cosa. E la Chiesa non ha ancora una posizione magisterialmente netta e definita al riguardo. Perché, nonostante che San Giovanni Paolo II, durante un convegno scientifico, asserì che il criterio della cosiddetta morte cerebrale potrebbe essere in qualche modo suffragato da basi che possano, come dire, far pensare che la morte cerebrale sia una vera morte, coloro che però non hanno dei dubbi e delle riserve su questo punto, come dire, obiettano che San Giovanni Paolo II fece questa affermazione oralmente e appunto in un contesto di un convegno, quindi che se avesse voluto dare una linea doveva mettere nero su bianco e scriverci un'enciclica o qualche cosa del genere al riguardo, perché il problema è, per quanto riguarda gli organi che si possono donare quando c'è la morte, come dire, non la morte cerebrale, ma la morte nel senso, la morte biologica, quella che si chiamava così tecnicamente, quindi la cessazione del battito cardiaco,
e della circolazione del sangue, quindi quando uno è proprio morto morto, quindi cadavere, non c'è nessun problema. Il problema è che ci sono degli organi che per essere donati necessitano appunto dell'irrorazione sanguigna e del battito cardiaco, quindi che devono essere spiantati non quando c'è la morte, come dire, biologica, ma quando c'è la cosiddetta morte cerebrale. Questo pone da un punto di vista morale la questione. Siamo sicuri che il morto cerebrale è veramente morto? E su questo, ripeto, le posizioni non sono ancora, sono tutt'altro che univoche. Basta fare una ricerca anche sul web e vedere come ci sono dei bioeticisti che tranquillamente dicono non c'è nessun problema e altri che dicono stiamo scherzando. Cioè, i problemi ci sono e sono molto molto grossi. Per cui fino a quando non c'è un intervento chiaro del Magistero della Chiesa, questa rimane una questione allo stato attuale controversa. E quindi evidentemente bisogna agire secondo coscienza e verificare, insomma, quello, cioè, quello che il cuore detta, insomma, no? Perché non è né sicuro una cosa né sicura allo stato attuale un'altra cosa. Buonasera padre, come mai si pensa che i demoni quando vengono cacciati vadano nel deserto? Ma questa Alberta non. Cioè, questa, cioè che il deserto fosse luogo di abitazione dei demoni, insomma, era, come dire, credenza antica, insomma, i demoni quando vengono cacciati non vanno non siamo sicuri che vadano nel deserto, no? È chiaro che il fatto che Gesù sia andato ad affrontare i diavoli nel deserto ha creato tutta quanta una corrente teologica, i cosiddetti padri del deserto, con tutta l'ascetica adesso connessa, che era sacrosanta. I padri del deserto andavano nel deserto per questo motivo, Dio. Bene. Il deserto perché è il luogo dove si sfida il diavolo? Perché nel deserto ci si priva di tutto, d'accordo? E il deserto, quello che ha fatto Gesù nel deserto è: io non c'ho più niente se non l'amore a Dio. Vediamo se il diavolo riesce a farmi cadere anche in questa situazione. Non c'è riuscito a farlo cadere. Quindi i padri del deserto dicevano: bene, allora tu prima che vai a tentare i nostri cari e poveri figli che hanno un sacco di problemi, che vivono in città, devi venire a vincere noi. Noi ti veniamo a sfidare. Noi facciamo il digiuno, facciamo le penitenze, facciamo tante ascesi. Se vinci noi, puoi andare dai poveracci che vivono in città. Se non riesci a vincere noi, in città non ci vai, perché noi ti blocchiamo e ti fermiamo. Bene, spero che la connessione sia ripresa perché c'era stata una piccola pausa dovuta a un piccolo calo di banda. Ok. La zia Cati, la CE non doveva chiudere le chiese dall'inizio, si doveva impuntare subito. Ognuno è libero, diciamo così, di avere una propria opinione. Io preferisco sempre non giudicare, perché noi non possiamo sapere, ecco, che cosa c'è stato dietro certe scelte, perché sono state fatte, che retroscena ci stanno, eccetera, eccetera. Io prego sempre, dico sempre alle persone, nel mio piccolo, io sono un povero prete, un povero parroco di una piccola comunità. Ecco, già a fare il povero parroco di una piccola comunità, evidentemente in maniera molto molto ridotta, a volte si vive, come dire, il dramma di dover fare delle scelte impegnative, ecco, e che potrebbero non essere comprese da chi non conosce il retroscena. A maggior ragione, quanto più si va in alto, quanto più le scelte diventano più impegnative e i retroscena diventano più laboriosi. Per cui, a mio avviso, certamente uno può anche farsi moderatamente, come dire, un'idea di questo genere, no? L'importante è essere sempre, come dire, pacati. Uno può dire, ma forse era meglio
col senno di poi, ecco, però con calma, ecco, senza che in questo ci sia giudizio, acredine, astio, ecco, perché quando ci sono queste cose si esce sempre, insomma, no? Dalla verità. Qualcosa di me 62, dice buonasera Don Leonardo, il mese Mariano lei farà qualcosa in diretta per noi, il rosario, allora se Dio vuole per il mese di maggio, poi lo dirò nei prossimi giorni, e il rosario prima della messa che già sto facendo tutti i giorni perché il nostro vescovo ha raccomandato nel periodo insomma in cui c'era la chiusura delle chiese, che nelle parrocchie a una certa ora bisognasse suonare le campane e chi era in casa si unisse, facesse un momento di preghiera, con un rosario, con un salmo, con qualche altra cosa. Io ho avvertito i miei parrocchiani, dico guardate, prima della messa suonano le campane e così questa è l'indicazione del nostro vescovo, chi vuole, anche se poi non seguirà la messa in diretta streaming, si unisce e ci uniamo insieme a dire rosario tutti quanti insieme. E così stiamo facendo. Per il mese di maggio pensavo di, anziché fare rosario semplice, fare un rosario meditato prima della messa. Concludendolo, penso che sappiate che Papa Francesco ha raccomandato a tutti i fedeli di fare assiduamente il rosario per il mese di maggio e ha scritto due preghiere lui personalmente che desidera che siano recitate al termine dei rosari del mese di maggio. Quindi dal 1 maggio, prima della messa, cominceremo un po' prima, il rosario sarà meditato e al termine delle litanie si reciteranno le preghiere che il Papa ha chiesto ai fedeli di pregare in questo tempo. Quindi questo è quello che quest'anno si può fare. Siano lodati esattamente i santi apostoli quando furono consacrati. Ultima cena dopo la risurrezione di Gesù. Allora, gli apostoli sono stati ordinati sacerdoti e vescovi, quindi è stata una cosa un po' particolare, con le parole fate questo in memoria di me, quindi nell'ultima cena. A Pentecoste poi sono stati unti con lo Spirito Santo e mandati, diciamo così, a predicare. Buonasera padre, puoi cortesemente ripetere come sono conteggiate le ore ai tempi dei Romani? Allora, ai tempi dei Romani ci sono le ore del giorno che si conteggiano così, l'ora prima sono le 6. L'ora nona sono le 9, l'ora sesta sono le 12, no scusate, l'ora terza sono le 9, l'ora sesta sono le 12, l'ora nona sono le 15. Però l'ora prima va dalle 6 alle 9, l'ora terza va dalle 9 a mezzogiorno, l'ora sesta va da mezzogiorno alle 3 e l'ora nona va dalle 3 alle 6. Alle 6 di sera cominciano le 4 vigilie, c'è cioè la prima vigilia dalle 6 alle 9, la seconda vigilia dalle 9 a mezzanotte, la terza vigilia da mezzanotte alle 3 e la quarta vigilia dalle 3 alle 6. Così conteggiavano i tempi romani e così lo conteggiavano anche gli ebrei. Nicola Vedda, cosa ne pensa delle apparizioni di Anguria? Anguria è il nome. Le apparizioni parlano contro Papa Francesco. Chi parla contro il Papa, chiunque esso sia, non viene dal cielo. Questo ricordatelo sempre, d'accordo? Perché io non credo assolutamente, assolutamente, d'accordo, che niente che possa venire dal cielo parli male di qualunque Papa, chiunque esso sia. Perché penso che il cielo, prima di tutti osservi una regola che per esempio nella Chiesa si deve sempre osservare. Faccio un esempio: se qualcuno parla male del mio vescovo, io il mio vescovo lo difendo e lo difenderò sempre perché è il mio vescovo, è mio padre. Se ci dovesse essere qualcosa che effettivamente col mio vescovo non va, eventualmente in privato con tanta umiltà gli direi eccellenza. E viceversa, se qualcuno parla male di me al mio vescovo, il vescovo, che è mio padre, mi difenderà davanti a tutti. Poi, se mi deve in privato fare una faccia tanta così, mi chiama e me la fa.
Allora, io non, allora, a me se non concesso, prescindiamo da Papa Francesco, andiamo indietro nel corso dei secoli e della storia, che ci fossero stati anche dei papi non all'altezza, io non penserei che sia una cosa che viene dal cielo, qualche messaggio o qualche cosa che gettino discredito o che rendano pubbliche le malefatte di un papa regnante. Perché sarebbe, come dire, cioè un fatto di questo genere sarebbe assolutamente lesivo nei confronti, cioè, per la Chiesa stessa istituita da nostro Signore. Questo non significa che nostro Signore, a ogni Papa che muore, cioè, il giudizio del Papa come sarà? Io non vorrei essere manco camicia al Papa, perché è chiaro che il Papa sarà giudicato con un giudizio molto molto impegnativo, perché a chi fu affidato molto sarà affidato molto di più. Poveraccio, insomma, no? Quando si trova dinanzi al nostro Signore. Ma se ci fosse qualcosa che non va, nostro Signore farebbe due cose. Primo, cercherebbe di parlare alla coscienza di quel Papa fin quando è vivo. E secondo, quando è morto lo fa correre, d'accordo? Nel segreto. Ma questa cosa qui non la renderebbe certamente pubblica dinanzi a tutti. Quindi, quando si parla male del prossimo, io mi permetto di dire che non credo che si tratti di cose che possano venire da Dio. E nemmeno, eccettuato sempre Papa Francesco, qualora ci fossero dei buoni motivi per parlare male del prossimo. Non so se sono stato chiaro. Ecco, quindi, se le cose stanno così, non mi sembra, insomma, equilibrato andare dietro a queste cose. Marina. 9.50, padre vero che il diavolo è stato libero e libero per 100 anni? Se sì, quando? Il diavolo è ancora oltremodo libero. E di questa storia del diavolo la sappiamo sia da un evento soprannaturale che successe quando era Papa Leone XIII, sia da un fatto, per chi ci crede, rivelato dalla Madonna di Medjugorje, era l'84 o l'85, e quando dice: dovete sapere che un giorno Satana si è presentato dinanzi al trono di Dio e ha chiesto del tempo per fare fuori, per mettere a dura prova la Chiesa. Quel tempo gli è stato concesso, e quel tempo, che è tuttora in atto, finirà con il compimento dei miei segreti. Questo per chi crede a Medjugorje, è questo. Per chi non crede a Medjugorje, c'è l'evento che successe quando era Papa Leone XIII, quello in forza del quale quell'apparizione famosa, insomma, di quella voce roca che voleva distruggere la Chiesa e che ottenne dalla voce buona, che era quella di Gesù, il permesso di farlo, quell'evento che diede vita era il 1883, se non ricordo male, 87, adesso non mi ricordo perché non posso ricordarmi tutti i particolari. Fu il motivo per cui scrisse la famosa preghiera a San Michele Arcangelo, che poi ordinò anche a tutti i sacerdoti di recitarla al termine della Santa Messa, e che adesso è caduta, diciamo così, non è più obbligatoria, ma è rimasta facoltativa. Ci terrei però a ricordare, ecco, che Papa Francesco, non mi ricordo se è stata 1 o 2 anni fa, durante il mese di ottobre, avvertendo la Chiesa che avvertiva lui stesso un profondo stato di attacco satanico, era il mese di ottobre sicuramente, credo 2 anni fa, disse di dire rosario, e al termine del rosario la preghiera del Subtuum Presidium, sotto la protezione, la preghiera a San Michele Arcangelo. Io da allora la preghiera a San Michele Arcangelo, con i miei fedeli, la proponevo a chi vuole di recitarla al termine della Santa Messa. Ho mantenuto questa tradizione. E se uno segue la messa che faccio in diretta, alla fine vedrà che diciamo un'Ave Maria, una Salve Regina, e poi proprio sotto la tua protezione San Michele Arcangelo. I miei fedeli sanno, dico, lo facciamo per questo mese, e finito quel mese continuiamo a farlo, tanto male sicuramente non ci fa se diciamo queste due belle preghiere, e poi concludiamo con la preghiera a San Giuseppe, perché San Giuseppe è il patrono di Sermoneta. Sì, domande tipo cosa ne pensa delle ostie consacrate vendute online, insomma, ecco, sono domande abbastanza
Brutarelle, ecco, no? Padre, mi ripete quel detto tipo: la menzogna urla, la verità sussurra. No, questa è l'arroganza e la superbia urlano, la mitezza e la sapienza parlano. Questo era il detto. Bene, dobbiamo dare la benedizione. Ci fermiamo qui perché mancano 34 secondi, ecco, e tra poco Instagram ci toglie la linea. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.